interroga la consigliera Puletti e Pastorelli. Risponde la presidente Tesei. Prego, consigliera Puletti. Grazie Presidente. Gli eventi sismici del 2016 hanno segnato profondamente l'Umbria e l'Italia centrale, una ferita ancora aperta per le popolazioni di questi territori che hanno visto in pochi attimi compromessa la loro quotidianità e il loro futuro. L'ingente produzione normativa, la burocrazia opprimente, l'incertezza dettata da continui avvicendamenti al vertice della struttura commissariale nazionale sono stati veri e propri macigni sulla strada della ricostruzione, che per troppo tempo è rimasta ferma al palo. Grazie al suo lavoro, Presidente, e diversamente dall'intervento del consigliere che mi ha preceduto, finalmente oggi abbiamo un deciso cambio di passo. Lo dimostrano i dati degli ultimi report, per cui la ricostruzione pubblica si è attestata all'82% dei lavori avviati nei 15 comuni del cratere. Quella privata ha visto raddoppiarsi le domande di contributo da parte delle imprese e dei cittadini, segnando il dato migliore tra le 4 regioni coinvolte nel sisma del 2016. Raffrontando il periodo di giugno 2020 e giugno 2021, l'Umbria ha il dato di crescita maggiore per le domande di ricostruzione privata presentate con un tasso di liquidazione che tocca nello stesso lasso di tempo il 98%. La nostra regione è anche il primato nella copertura delle domande per danno lieve, attestandosi al riguardevole 53%. Segnali incoraggianti, certamente, che devono spingerci ancora di più a fare bene e recuperare i ritardi ingiustificati del passato, grazie alla proficua interlocuzione che lei, Presidente, sta portando avanti con il commissario dell'emergenza, avvalendosi anche del prezioso aiuto dell'USR regionale. Il finanziamento del fondo complementare a PNRR, Cratere Sisma 2016, per quasi 2 milioni di euro, è un passaggio fondamentale per l'avvenire dei nostri territori, colpiti da questa calamità, in un'ottica di tempo e di sviluppo economico sostenibile e innovativo. Con questa interrogazione, quindi, Presidente, le chiedo di aggiornarci sullo stato della ricostruzione della nostra regione e quali interventi infrastrutturali e di sviluppo economico il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzierà all'interno del cratere sismico. Grazie. Prego, Presidente Tesei. Grazie, consigliera, perché ha veramente rispettato in maniera felissima i tempi. Grazie. Grazie anche qui per questa interrogazione che mi dà modo di relazionare su un tema molto caro a me e alla nostra comunità e di cui si parla effettivamente un po' troppo poco. O meglio, è stato un grande protagonista questo tema della campagna elettorale regionale e poi, come forse tutte le cose che prendono il verso giusto, si è un po' dimenticato. Invece una ricostruzione di successo o di insuccesso non è solo motivo di orgoglio per un governo regionale, ma consente di far ripartire un territorio sofferente e rispondere ai bisogni e alle speranze di una comunità. Come vice commissario al sisma, sin dal primo giorno del mio insediamento ho voluto affrontare con grande determinazione le molteplici problematiche legate alla ricostruzione pubblica e privata successiva al sisma che nel 2016 ci ha colpito. È bene ricordare che al nostro insediamento ciò che esisteva a 4 anni dal sisma erano le macerie e da lì dovevamo ripartire. Tant'è vero che il primo tema che abbiamo dovuto affrontare è stato quello del recupero delle macerie dalle strade e il loro conferimento in discarica. Ricorderete bene anche tutte le richieste di deroga anche al governo. Grazie ad un lavoro di squadra messo in atto dalla Regione Umbria, dalla struttura del commissario, dai comuni, dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, alla guida del quale devo dire è stato messo anche uno specialista come l'ingegner Lodessi, che ringrazio per tutto il lavoro che ha svolto, e anche grazie alla rete delle professioni tecniche, si è cercato di recuperare i ritardi accumulati in precedenza, introducendo dapprima modifiche sostanziali per snellire la stratificazione normativa al fine di accelerare la ricostruzione. Si tratta di un percorso complesso, irto di difficoltà, come ne è prova appunto la proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria prevista dalla legge 234 del 21, che tra l'altro rifinanzia con una tranche di 6 miliardi la ricostruzione privata e conferma per 4 anni il superbonus al 110% per le abitazioni danneggiate dal terremoto.
Ma occorre venire come sempre, come correttamente si deve fare, ai numeri. La ricostruzione privata. I dati al 31 dicembre 21 dimostrano che soprattutto nell'ultimo anno si è assistito ad un cambio di passo nella ricostruzione privata, i cui numeri sono praticamente raddoppiati rispetto al passato. Risulta infatti attivata la quasi totalità dei cantieri di ricostruzione leggera ed una buona percentuale di quella pesante, che purtroppo sconta ancora qualche ritardo dovuto ai lunghi tempi necessari per completare le procedure di redazione e attuazione dei piani attuativi. Va sottolineato che l'accelerazione nella ricostruzione privata registrata nel 2021 è avvenuta nonostante i rallentamenti causati dall'emergenza sanitaria Covid e nonostante l'aumento dei prezzi dei materiali di ricostruzione. A questo ultimo problema si è cercato di far fronte con l'ordinanza del commissario 118/2021, che ha innalzato la misura del contributo per l'edilizia residenziale del 6% e degli immobili produttivi dell'11%, applicando l'incremento registrato dall'indice Istat dei costi di costruzione tra il 2017 e il mese di maggio 21. Sono state evase ad oggi il 73% del totale delle domande presentate. I dati evidenziano che nel 2021 sono state decretate 681 istanze per un totale di contributi concessi dall'avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2021 pari a 360 milioni circa di euro, dei quali il 40% soltanto nel 2021. Parimenti, nel 21 si è registrato un significativo incremento delle richieste di erogazione di stati di avanzamento dei lavori. Solo l'USR Umbria ne ha ricevuti 1.461, di cui 1.126 richieste di evasione di stati di avanzamento liquidate, evase. E le restanti sono in istruttoria, grazie ad un'efficace organizzazione interna, nella consapevolezza dell'importanza che tale attività riveste a livello economico e sociale. Gli importi liquidati dall'avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2021 sono pari a 122 milioni di euro, dei quali il 51% soltanto nel 2021 erogato. Tutti questi dati non sono una fredda contabilità, ma rappresentano l'intensità del lavoro profuso e la mole di lavoro realizzata grazie all'attuazione delle nuove procedure. Sulla ricostruzione pubblica, se il 2021 è stato l'anno della svolta per la ricostruzione leggera, si è voluto imprimere una semplificazione ed accelerazione anche nell'ambito della ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, grazie alle ordinanze speciali. Le ordinanze speciali, come sapete, sono quelle che vengono condivise nella cabina di regia con l'assenso da parte dei governatori che sono vicecommissari. La numero 10/2021 relativa al comune di Preci, l'abbazia di Sant'Eutizio. La numero 11/2021 relativa al comune di Norcia per interventi pubblici imponenti. La 12/21 relativa al comune di Cascia. La 18/21 relativa a Castelluccio di Norcia. Forse quella più attesa perché ci consente di operare su un simbolo vero e proprio della nostra ricostruzione. Proprio per Castelluccio voglio spendere qualche parola in più. L'Umbria sta sperimentando proprio a Castelluccio di Norcia un importante intervento di ricostruzione cosiddetta integrata, pubblico e privato insieme, con l'intento di velocizzare al massimo la ricostruzione di questa frazione, garantendo nel contempo un'elevata qualità delle strutture. Si prevede la realizzazione di grandi piastre di fondazioni dotate di isolatori sismici, al di sopra delle quali ricostruire gli immobili privati e gli spazi pubblici, utilizzando almeno in parte le pietre derivanti dalle demolizioni degli edifici preesistenti e quindi cercando di porre in essere un intervento di qualità anche dal punto di vista paesaggistico. Per raggiungere questo obiettivo si stanno predisponendo accordi di disponibilità mediante i quali i privati autorizzeranno l'USR Umbria, soggetto attuatore, ad intervenire anche sulla loro proprietà e quindi con un'unica impresa che avrà il compito di realizzare le strutture. Questa iniziativa
sta riscontrando notevole consenso nella popolazione residente e nei loro tecnici, che prontamente stanno mettendo a disposizione la loro professionalità per il bene comune. Insomma, grazie a queste ordinanze speciali, i simboli delle comunità ferite dal sisma potranno essere recuperati. Entro febbraio 22, ad esempio, partirà la manifestazione di interesse per la selezione delle ditte da invitare alla gara per la ricostruzione dell'ospedale di Norcia e subito dopo anche quelle per l'ospedale di Cascia. Altra buona notizia attesa da tempo riguarda l'azienda pubblica di servizi alla persona Lombrici Fusconi Renzi, la casa di riposo per anziani che ha sede nel comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici del 2016. La Regione Umbria ha espletato la gara per la realizzazione della delocalizzazione della struttura e ha affidato i lavori alla ditta aggiudicataria. Per quanto attiene lo sviluppo socio-economico del cratere sisma, ricostruire è naturalmente la precondizione per ripartire, però è necessaria questa precondizione, ma non è sufficiente. Per questo nel 2021, insieme al commissario Lentini, siamo riusciti a ricavarci uno spazio nel PNRR nazionale dedicato allo sviluppo socio-economico del cratere del sisma. Uno spazio da ben 1,78 miliardi, anche se, come sapete bene, va diviso con il sisma Abruzzo 2009 e poi con le altre regioni colpite appunto dal sisma 2016. Mi riservo comunque di parlarvi di tutti questi interventi molto importanti del cosiddetto PNRR sisma che l'Umbria è riuscita ad intercettare per proprio merito e per merito del commissario, non però per caso o grazia ricevuta, ma frutto di una proficua attività di lavoro finalizzata poi a indirizzare il governo anche verso questo obiettivo importante. Preannuncio sulla ricostruzione 2021 e sullo sviluppo socio-economico del cratere del sisma ex PNRR una conferenza stampa nei prossimi giorni, perché la trasparenza e l'informazione su questi sforzi deve essere massima, così come l'attenzione alla legalità, che per me resta un fare imprescindibile che voglio presidiare con grandissima attenzione e per la quale ci siamo attivati su più fronte, proprio perché gli appalti e tutte le procedure siano effettuate veramente avendo sempre presente tutte le procedure con la massima attenzione e legalità possibile. Grazie. Consigliera Puletti. Ascoltando quanto da lei appena illustrato, non posso far altro che ringraziarla per l'attenzione che sta dando ad un tema cruciale per la nostra regione, quale appunto la ricostruzione. Anche in questo periodo storico sicuramente di difficile gestione e che inevitabilmente ha contribuito a dover rivedere le priorità, il suo impegno e la sua determinazione non sono certo venuti meno. Con il suo lavoro, con quello di tutta la Giunta, di tutta la sua squadra, è riuscita a snellire alcune procedure, liberare consistenti fondi e tasselli di un più ampio respiro sono al centro di una continua interlocuzione con il commissario alla ricostruzione e con il governo. C'è insomma un'attenzione non di facciata, Presidente, ma concreta, che ha parlato di fatti ieri, di progetti oggi e di investimenti domani. La prima tappa rimane sicuramente la ricostruzione, ma accanto ad essa va la sfida di oggi e quella di affiancare progetti che si basino sulle peculiarità territoriali, che siano volano di sviluppo nel massimo rispetto che quei luoghi meritano, delle straordinarie caratteristiche del territorio. Per questo, Presidente, mi avvio alla conclusione, oltre al quadro dettagliato che lei ci ha fatto sui principali indicatori della ricostruzione al 31 dicembre scorso, la mia attenzione, il mio ringraziamento, quello del capogruppo Pastorelli che ha sottoscritto con me l'interrogazione e di tutto il gruppo Lega va per l'impegno e i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, che questa Giunta, nonostante le difficoltà, sta riuscendo ad ottenere. Grazie, Presidente. Grazie consigliera Puletti. Oggetto numero 45, interroga consigliere Bettarelli, replica dopo De Luca e risponde il vicepresidente Morroni. Prego consigliere Bettarelli. Sì, grazie. Poi seguirà l'ordine dopo, grazie. Grazie, l'interrogazione è, come dire, nella sua complessità rispetto ai temi trattati è piuttosto semplice nella domanda, nel senso che si chiede, a fronte delle tante risorse giustamente
messa a disposizione a livello europeo e successivamente a livello governativo per i siti orfani, quindi i siti potenzialmente inquinati, che sono appunto come tali riconosciuti, per cui ci sono tutti i procedimenti del caso, e sono orfani in quanto il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti. Appunto, dicevo, ci sono una serie di risorse molto importanti per le regioni, e fra cui, insomma, cifre veramente importanti messe a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica, parliamo di 105 milioni, nonché i circa 500 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Giustamente sono cifre rilevanti, ma data l'importanza del comparto ambientale di cui parliamo, sono cifre giuste e doverose. Per questo motivo sono stati fatti degli atti per cui le regioni potevano fare richiesta per accedere a questi finanziamenti, e stranamente, vedendo la graduatoria che poi ne è derivata, ci sono sostanzialmente siti orfani di praticamente tutte le regioni d'Italia, ad eccezione della regione Umbria. Quindi, con questa interrogazione, a cui poi replicherà il collega De Luca dopo la risposta dell'assessore, e siamo a chiedere le motivazioni per cui non ci sono finanziamenti relativamente alla nostra regione, e quali sono, soprattutto, questo ci interessa, le azioni concrete che vengono messe in campo per ovviare a questa grave lacuna per cui la Regione Umbria non potrà avere accesso a questi fondi. Sono stati fatti, fra l'altro dal collega De Luca, anche alcuni accessi atti, e in particolare, insomma, siamo a conoscenza del fatto che, a seguito della richiesta inoltrata dalla Regione Umbria, la direzione generale la rigetta il 19 novembre 2021, con la motivazione che credo sia interessante leggere, sono tre righe: dalle informazioni fornite dalla medesima regione, stante la loro estrema genericità e ripetitività per tutti i 143 siti orfani proposti, quindi si propongono molti siti orfani, quindi si propongono a livello nazionale, la regione li propone, ma in modo generico e ripetitivo, gli stessi non rispondono alle richieste formulate con la nota del 22 luglio 2021 e pertanto non possono ritenersi candidabili al finanziamento di cui alla misura M2C4. Quindi, in sostanza, vorremmo capire quali sono le motivazioni che hanno portato all'esclusione dell'accesso a questi importantissimi fondi e come la Regione intende muoversi di conseguenza. Grazie. Tutto. Faccio anche le funzioni di vicepresidente e do la parola all'assessore Morroni. Grazie presidente Mettarelli. Il Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, a partire dal 2020 ad oggi ha messo a disposizione per i cosiddetti siti orfani da bonificare due differenti canali di finanziamento. Si ricorda prima di tutto che per essere qualificati come orfani, i siti da bonificare, oltre ad evidenziare superamenti delle soglie di contaminazione, debbono presentare le seguenti caratteristiche. Innanzitutto, sito potenzialmente contaminato, in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui l'articolo 244 del decreto legislativo 152 del 2006, ovvero di cui l'articolo 8 del decreto ministeriale 471 del 99, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo quinto parte 4 del medesimo decreto, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 46 del 1 marzo 2019, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato. La seconda condizione, sito rispetto al quale i soggetti di cui gli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo aver attivato le procedure previste dal titolo quinto, parte quarta del medesimo decreto, non concludono le attività e gli interventi. Con il primo canale di finanziamento, riferibile al decreto ministeriale 269 del 2020, sono stati assegnati all'Umbria 2.206.816,24 euro
e la Regione ha individuato dei siti, per l'esattezza 6, rispondenti alla dizione di sito orfano. Per gli stessi si sono avviate le procedure di utilizzo. La Regione, in linea con le disposizioni del Codice dell'Ambiente, ha individuato come soggetti attuatori i comuni, che si sono espressamente dichiarati disponibili a svolgere tale compito, mentre il Ministero ha già effettuato l'impegno delle risorse a favore della Regione stessa. I reciproci rapporti dovranno essere perfezionati mediante prossimi accordi. C'è anche una tabella, che se poi fa piacere averla, dei 6 interventi appunto richiamati. La successiva disponibilità economica, quindi il secondo canale di finanziamento, è stata annunciata dal Ministero a valere sulle risorse del PNRR. Fa sempre riferimento a condizioni contenute nel DM 269 del 2020, ma stabilisce una serie di ulteriori condizioni connesse sia agli strettissimi tempi di realizzabilità degli interventi, propri dei vincoli imposti dal PNRR, quindi conclusione degli interventi entro marzo 2026, scadenze per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro il primo semestre del 2023, sia ad un'altra condizione specifica inerente l'obbligo di assicurare il recupero e l'effettivo riutilizzo dei suoli oggetto di interventi almeno per il 70% delle superfici interessate. Mentre il decreto ministeriale 269 del 2020, l'altro canale di finanziamento, tanto per intenderci, può finanziare anche singole fasi funzionali del processo di bonifica, del tipo messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica o messa in sicurezza permanente, il PNRR deve invece giungere alla fase finale della bonifica e anche al recupero funzionale dei terreni dove si interviene, come detto, per almeno il 70% della superficie interessata, per restituirli ad un uso effettivo. In estrema sintesi, per consentire interventi in tempo quanto più possibile contenuti, gli interventi finanziabili mediante PNRR sono individuabili tra quelli ove l'inquinamento interessa solo la matrice suolo, escludendo i siti che presentano inquinamento della matrice acqua, la quale in genere richiede tempi più lunghi di recupero. Evidentemente il MITE, vista l'estrema urgenza degli adempimenti da porre in essere, ha ritenuto la bonifica dell'inquinamento delle falde acquifere di più difficile compatibilità con le scadenze imposte dal PNRR. Alla luce delle specifiche condizioni poste dal PNRR, del fatto che 6 siti sono già interessati dal finanziamento tramite il decreto ministeriale 269 del 2020, dei criteri da applicare già validi per il decreto ministeriale 269 del 2020 che escludono l'ammissione a finanziamento, 1. Delle procedure degli interventi di cui l'articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006 in corso di esecuzione e per i quali sono individuati e utilizzabili altre fonti di finanziamento. 2. Delle attività di rimozione dei rifiuti, salvo nel caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti. 3. Degli interventi relativi alle strutture edilizie impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali. 4. Degli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato. Ed infine 5. Degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Alla luce di tutto ciò non si sono potuti individuare nel territorio regionale interventi che garantissero le condizioni richieste per accedere ai finanziamenti del PNRR. Si evidenzia quindi che non vi è stata alcuna inerzia da parte della Regione, che anzi ha investigato nei ristretti tempi a disposizione ogni possibilità di prendere in considerazione una serie di altri siti ed ha interloquito, confrontandosi per le vie brevi, con referenti del MITE. Nonostante queste premesse, piuttosto che rinunciare direttamente a presentare una proposta, si è comunque ritenuto opportuno avanzarne una in maniera formale, consigliere Bettarelli. La proposta inviata formalmente dalla Regione con nota 222670 del novembre 2021, in un'ottica di continuo miglioramento dello stato dell'ambiente, ha riguardato la richiesta tesa a utilizzare una parte di finanziamento in questione per i siti
di discarica di rifiuti solidi urbani dismesse già molti anni fa, in precedenza alla riforma del settore. Tali siti, difatti, sono già trattati al paragrafo 4.9 del piano di bonifica, parte integrante e sostanziale del piano regionale di gestione dei rifiuti, e trattandosi di ex discariche comunali attivate precedentemente all'emanazione del DPR 915 dell'82, costituiscono siti da indagare con una sola potenziale presenza di inquinamento anche della matrice suolo. La proposta operativa effettuata è stata... Assessore, scusi, vado rapidamente in conclusione, però il quesito è importante, richiede una risposta articolata, quindi chiedo venia se prenderò qualche secondo in più rispetto al tempo previsto. La proposta operativa effettuata è stata quindi quella di evidenziare che nell'insieme di tale aree alcune, fatte le previe verifiche, avrebbero potuto essere oggetto di finanziamenti. Si è quindi proposto di arrivare all'individuazione di interventi coerenti con i requisiti posti dal MITE, procedendo come segue: previo monitoraggio dello stato di qualità dei terreni e verifica di eventuali superamenti mediante caratterizzazioni speditive con campionamento dei terreni, con esclusione del procedimento di bonifica per i siti che non risultano inquinati, e a seguito di queste attività propedeutiche la Regione ha proposto la predisposizione del progetto di risanamento messo in sicurezza permanente per i siti che risultano inquinati e l'approvazione ed esecuzione dei progetti di risanamento e di recupero e riutilizzo dei suoli. Ciò ostante, pur in presenza di un atteggiamento regionale costruttivo e proattivo, il Ministero ha formalmente risposto di non poter accogliere la proposta regionale e di non ammettere a finanziamento mediante risorse del PNRR le proposte rappresentate dalla Regione, a causa dell'assenza di un'evidenza già dimostrata ad oggi nei superamenti delle concentrazioni della soglia di contaminazione della matrice suolo o a causa della presenza di contaminazione della falda acquifera. In definitiva, nella Regione Umbria, oltre i 6 siti orfani che sono stati oggetto di finanziamento con il DM 269 del 2020, eppure in presenza di numerosi siti da bonificare, non sono presenti ad oggi siti qualificabili come orfani, con livelli attestati di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e nei quali non siano in corso interventi o fasi preliminari di interventi di bonifica, i quali quindi possano rientrare nelle condizioni poste dal MITE per accedere alle risorse del PNRR. Ciò spiega l'assenza della Regione Umbria dall'elenco dei soggetti beneficiari dei fondi PNRR, assenza rilevabile peraltro, consigliere Bettarelli, anche per la Regione Marche e per la provincia autonoma di Bolzano. In merito alla richiesta di accesso agli atti sullo stesso argomento della presente interrogazione presentata dal consigliere De Luca, ai sensi del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, non si può che ammettere il ritardo, porgere le scuse dell'ufficio, ritenendo comunque che la risposta al presente atto fornisca tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti. Se lo si desidera, la presente risposta può essere anche fornita e messa a disposizione dei consiglieri. Grazie. Grazie, quindi questa risposta lo possiamo dare eventualmente ai consiglieri. Prego, consigliere De Luca, per la replica. Assessore, la questione è molto grave perché voi non sapete di cosa state parlando. Lei sta dicendo che non esistono siti orfani in Umbria che possano rientrare nelle qualificazioni previste dal decreto. Ma si rende conto di quello che sta dicendo? No, non se ne rende conto. Ecco, questa è la lettera del sito SIDR PG 133 Vallocchia, Spoleto. Leggo quello che dicono i carabinieri all'interno della lettera della provincia e dicono che l'attività di indagine in merito svolta non ha consentito di individuare il responsabile della contaminazione. Ecco un sito orfano, parliamo di 10 metri quadri, su cui sono state effettuate negli anni scorsi attività di caratterizzazione, su cui sono stati bruciati pneumatici e accatastati, che sono state colonne di fumo viste per giorni. Ecco, questo è uno di quei SIN, che continuano a rimanere inquinati sulle spalle dello Stato, sulle spalle della Regione, e con cui si sarebbe potuti intervenire con queste risorse e risolvere un problema alla cittadinanza, al proprietario del sito, e risolvere un problema anche per la Regione, che continua ad avere sulle spalle questo tipo di
di situazioni. Eccola, questa è la prova. Io la lascio dopo perché questa me l'avete fornita su una precedente richiesta di accesso agli atti, anche quella in ritardo. Prendo atto almeno delle scuse, questo gliene va dato atto come correttezza di onestà intellettuale. Quindi non solo non ci riteniamo soddisfatti, ma qui siamo di fronte all'esempio lampante dell'inattendibilità con cui vengono fatte le cose da questa giunta. E dai rifiuti all'idrico, alla gestione del rischio idraulico, tutto. Ora, quando noi andiamo a vedere quello che è successo, voi avete prima presentato un elenco di siti con contaminazione diffusa, poi avete presentato l'elenco di tutti i SIR e poi questo è scritto all'interno del decreto e poi dopo alla fine avete detto che non esistevano alcun tipo di corrispondenze. Ma questo non è accettabile. Ci sono, ribadisco, SIR in giro per l'Umbria che continuano a sussistere accanto a quartieri, a aree residenziali, a situazioni invece che bloccano lo sviluppo economico di aree che potrebbero essere ritornare in disponibilità della comunità umbra e che invece non vengono utilizzate perché? Perché non si riesce a studiare, a vedere quello che c'è all'interno della di questo SIR. Non ho avuto nemmeno la scheda anagrafica perché la regione non me l'ha fornito. Ma com'è possibile questa cosa? Ma è assurdo, no? E l'avevo richiesta. Quindi significa che nemmeno è stata letta la scheda anagrafica di questo SIR. Io glielo voglio dare perché sono sicuro che almeno potrà fare i dovuti approfondimenti.